Prendetevi un minuto di tempo per guardare il video di questa focaccia pazzesca. L'amerete già durante la fase di preparazione, ma ancor di più durante quella di lievitazione. Qualche accortezza e giusto un po' di tecnica e rimarrete stupiti, fidatevi. In una ciotola mescoliamo la farina con il lievito secco. Versiamo l'acqua anche tutta in una volta e per finire il sale. Amalgamiamo grossolanamente con un cucchiaio e mettiamo a riposare per 30 minuti. Passato il tempo di riposo, lavoriamo l'impasto con le mani oliate in questo modo. Lo portiamo verso di noi e cerchiamo man mano di avvolgerlo su se stesso. Vedrete che diventerà via via sempre più liscio e omogeneo. Quando ci soddisfa, lo mettiamo di nuovo a lievitare per circa 30 minuti e ripetiamo le pieghe, questa volta su un piano di lavoro infarinato. Di nuovo a lievitare, questa volta per più tempo, almeno 4 ore. Lo adagiamo delicatamente sulla nostra spianatoia. Portiamo tutti i lati al centro e formiamo il panetto. Via all'interno di una teglia oliata e facciamo lievitare, giuro, per l'ultima volta 30 minuti. Poi condiamo con sale, aghetti di rosmarino e via in forno. Morbidissima dentro e croccante fuori.